Ed eccoci ragazzi, bentornati su Xenoverse 2. Finalmente oggi, 7 luglio 2022, esce il DLC numero 14, chiamato anche Canton City Vote Pack. Il DLC contiene nuovi personaggi, nuova storia, nuove missioni parallele, nuovi costumi, nuove mosse. Proveremo tutto nel corso di questi giorni, già a partire da oggi. Quindi ragazzi, direi che è arrivato il momento di goderci la nuova storia di Xenoverse 2. E ci siamo ragazzi, il primo filmato è qui, godiamocelo. Abbiamo chiaramente Darbula, che da pietra ritorna normale, totalmente. È libero, ragazzi. Accidenti a quel fu, gliela farò pagare quando ci rivedremo. Arrabbiatissimo e furioso. Ma prima mi serve più potere. Ci vuole un altro burattino da sottomettere alla mia volontà. Spero questa canzone non abbia il copyright di sottofondo. Un momento, con loro potrebbe funzionare. A volte mi meraviglio di me stesso. Con loro per resuscitare gli inferi fra... Rieccoti, pare che ci sia un'altra faglia temporale di cui occuparsi. Sarà meglio che io faccia rapporto al Kaioshin nel tempo. Ci sto. Mi raccomando ragazzi, dovete lasciare adesso un like. Vi voglio veramente carichi al massimo per questi nuovi contenuti. Attivate la campanella delle notifiche, così non vi perderete nessuno dei prossimi video. Ma è fu così. Altro lavoro da fare? I tuoi muscoli devono essere rigidi. Oh, sto solo facendo una passeggiata. Sì, come no, in realtà ti stavo aspettando. Volevo parlarti di una cosa che... prima che entrassi nella faglia, ti va? Sto ascoltando, assolutamente sì. Vai, fu. Sapevo che l'avresti detto, ok. Parliamone. Vorrei che facessi una cosa per me. Ti sembrerà improvviso, lo so, ma mi aiuteresti a chiudere una faglia temporale? È colpa tua, vero? Proprio non ti fidi di me, eh? No, mi dispiace, fu, non tantissimo. Questa volta è diverso, anche se, visti i precedenti, non credo di poterti biasimare. Il fatto è che questa faglia temporale è stata aperta da mio zio, Darbula o Dabura. È una cosa completamente a sé stante. Immagino non sia più pietrificato, pensavo di poterlo semplicemente ignorare. Il problema è che questa faglia temporale creata da mio zio sta interferendo con le mie ricerche. I cambiamenti che fa e il modo in cui li fa non corrispondono al mio stile. Se potessi me ne occuperei io stesso. Ma l'altra volta ho dato tutto quello che avevo e non mi è rimasta molta energia. Quindi al momento è debole, è il momento di attaccare, scusi. Questo dunque significa che io e te lavoreremo insieme. Per fortuna tu sei molto più flessibile del tuo capo. Dico bene? Allora non avrai problemi a lavorare con me. Su, sotterriamo l'ascia di guerra. Che ne dici? Spero non ti dispiacerà, ma ho intenzione di raccogliere dati su di te. Ecco, come al solito. E parte subito così il filmato dal nulla, Vegeta GT. Ragazzi, grafica, come al solito, questa spaziale di Xenoverse 2 quando è in CGI. Ma poi così dal nulla. Mamma mia, Wayu! Questo lo avevamo visto dai trailer. Prepariamoci, combatteremo insieme a Vegeta GT. Vegeta, dacci dentro. Quindi come vedete, in questa faglia temporale, così dal nulla è uscito fuori un Super Baby 2. E che diavolo siete? Mettetevi in mezzo e vi distruggerò. Ma non credo proprio, Baby 2. Non stento a crederci. Ad ogni modo, Baby, perché stai aiutando mio zio? Si tratta solo di affari, uno scambio di tecnologie. Interessante però, eh? Questo accordo avvantaggia sia i miei poteri parassitari che gli inferi. Ok ragazzi, quindi è arrivato il momento di fare un po' d'attenzione, eh? Mio zio sta forse cercando di controllare qualcuno? Potrei insegnargli il potere degli inferi, ma... No, fu, ma avevi detto che... Ma che? Avevi detto che stavi con noi. Tutto ciò potrebbe interferire con la mia ricerca. Ah, quindi ragazzi, lui sta facendo tutto questo per ricevere dati su di noi. L'unica cosa che ci scambieremo sono i pugni. Vabbè, ci sto alla fine. Vai, Super Saiyan Blue, evoluto! E si vola, ragazzuoli. Dimostriamo il nostro potere a Super Baby 2. Quindi, in pratica, come vedete, in questo universo, al momento, ci sono ben due Vegeta.
il Vegeta GT che sta combattendo in nostra compagnia, e poi questo Super Baby 2, che il cui corpo alla fine è sempre di Vegeta. Sembrava in difficoltà. E quello è il meglio che sa fare una neo macchina mutante? Occhio. Non essere shock, il nostro accordo prevedeva anche questo. Non ho più vigore, eh? Ripigliati, forza, sì. Basta con queste distrazioni, concedimi il potere degli inferi. Ma mo si potenzia? Combattiamo con Darbula. Speravo di evitare un tale spreco di energia, ma tant'è. Prendi questo potere. Se credi di poterlo gestire... Fra, mo parte il filmato? Vediamo, eh. Lui si sta sforzando in una maniera assurda. Attenzione a Darbula, ed eccolo. Quindi ragazzi, abbiamo un Baby 2... No! Fra! È il Baby Vegeta grande scimmia? Pensavo si, non so, diventasse super villain ancora di più, che ne so. Allora ragazzi, occhio, perché qua ce la siamo scansata. Mio zio è piuttosto astuto, mi sa che siamo nei guai. Non so perché ho la divinità sbloccata lì, ma va bene lo stesso. Pare proprio ci serve un eroe, eh? Bene, ecco. Mo chissà che combina, chissà chi fa arrivare. Vediamo. Ah, e arriva Goku GT, va benissimo. Kakarotto! Sei tornato? Vegeta? Ma si può sapere che sta succedendo? Sei tornato, ma quindi è ambientato dopo il finale di GT! Hai capito perché alla fine di Dragon Ball GT Goku va via? Insieme al Drago Sharon. Ti ho strappato la tua navicella. Aspetta, dovevo leggere, quella frase era importante. Raggio letale dell'imperatore. Basta con le chiacchiere. Dacci una mano, Kakarot. È quello il cattivo, eh? Bene. Diamoci da fare. No, c'è la divinità sbloccata, è un po' lentuccia, mannaggia. Le vostre chance di vittoria sono ancora inesistenti, luri di Saiyan. Lui sembra arrabbiatissimo, come al solito. Quindi ragazzi, facciamo un po' d'attenzione. Ancora un po' di carica, poi cercheremo di distruggerlo totalmente, eh? Super Saiyan Blue, evoluto. Bam, va bene. Allora, in primis, un'esplosione maligna, no. Perché non lo fa il teletrasporto? O un essere così grosso non lo acchiappa le spalle teletrasportandosi? Amico mio, ma te lo becchi tutto in faccia sto canone Galick, fatelo dire. No, non c'ho più energia però. Cioè, concludo tutto subito, anche proprio il potere in generale. Attenzione, questo mi spacca. Fatto... No, gli è stata presa la coda. Fatto pure la guardia castigatrice lì. E direi di andare con questo. Raggio letale dell'imperatore! Ormai ragazzi, quando tiri fuori questo... Non c'è attacco che tenga, ve lo dico. Vediamo, riesco a prendere la coda? Eccomi qua, sono sparito dalla navicella senza poter dire niente. Scommetto che i panetrani si stanno chiedendo che cosa sta succedendo. Ma allora no, non era come pensavo io. Ma allora no, ma scusami. Lo scoprirei quando saranno tornati sulla terra. Devi concentrarti sul combattimento davanti a te. Quindi ragazzi, in pratica, in questo momento, stiamo ricollegando un po' le cose, no? Goku era con Trunks e Pan direttamente sulla navicella per vagare nello spazio e forse recuperare le sfere del drago. Però non mi trovo con Baby che è giunto qua già sulla terra. Vabbè, alla fine ci può stare, secondo me, ci può stare. Andiamo un attimo così, Super Saiyan Blue evoluto. Va benissimo, se riesco un attimino a fare il muro del potere di Jiren. Ma non gli ha fatto così tanto, sai, mi aspettavo qualcosa in più. Va bene, e fu stesso che gli ha preso la coda, va benissimo. Nel frattempo mi faccio la carica. Però i danni sono stati veramente troppo limitati per i miei gusti, eh. Siete maledetti spregevoli Saiyan. Ne riesco a fare un altro? No, faccio l'esplosione maligna. Non riesco a fare tanto. La trasforma è qualcosa di irrefrenabile. Ecco Goku, ecco a te. Dovrei essersi in grado di potenziarti senza doverti trasformare in super cattivo. Occhio Fum. Come osate prendervi gioco di uno Tsufuru? Che sta succedendo, Fra? Lo ha afferrato? Ma no! Ma no, ma no, ma no! Oh, subito! Trasformati e tocca a noi! Raggio letale dell'imperatore! No, ma non cala! Ti ridurrò in polpette, non gli cala niente, Fra! E ora che faccio? Ci sono, posso usare un cristallo su qualcuno per potenziarlo! Ah, ok, e ci siamo, ragazzi! Ma chi dovrei scegliere? Vediamo! Ma lo potrebbe dare pure a me, lo fa scegliere a noi, ti prego. Vediamo. Secondo te, chi è la nostra migliore opzione? Ma? Ragazzi. Ma non ci credo. Posso scegliere? Allora, seguiamo quello che abbiamo visto nel trailer. Ma vi dico di già che in un prossimo episodio sceglieremo Goku. Vegeta. Ma non vedo l'ora, bella che c'è la scelta.
Sono curioso di vedere se poi pure Goku diverrà tipo malvagio col cristallo. Bella la scelta, Wayu. Ed eccoci qua. Wow, ragazzi, qua c'è un richiamo assurdo a Majin Vegeta. Ed eccolo! Vai, trasformazione Super Saiyan di quarto livello! Bellissimo la posa e poi quella dell'anime, molto bene! Ci sta! Wayu, mi fanno casafra! È perché è presto la mattina, sono le 8 qua, quindi sono confusissimo, però Wayu, preso bene, guarda! C'è proprio la scena di combattimento! Fra, ma sono matti! Ah, Wayu, che spettacolo, sono contentissimo! Ci voleva! Ma cosa? L'ha salvato, Wayu! アビディの魔術を思い出すな。俺一人の力でなかったことは腹立たしいが。悪くない気分だぜ。下がれカカロット。こいつは俺がやる。マロン、ケベジータ、ワイユー、ケベジータ。せいぜいそこで休んでいろ。ママミ。ここからが本番だ。 Ragazzi, ma è mattissimo! Ha detto a Goku, fatti un sonnellino, cioè, fra, va a dormire! La potenza di quella trasformazione è fuori dal mondo! Ma quindi... Ah, aspetta! Per sentirmi carico come non mai, vorrei combattere anch'io, che poi è quello che dico sempre io, no? Carico come non mai! Ma assurdo, ragazzi! Vi faccio notare che questo è un what if assurdo, perché c'è Baby Grande Scimmia, Goku non si è trasformato in Super Saiyan di quarto livello, l'ha fatto prima Vegeta, grazie al cristallo di Fu. Quindi, ragazzi, in pratica, qui abbiamo un what if assurdo, ma poi spettacolare che lui abbia fatto tutta quella scena, sta facendo pure le supreme, ha fatto il Final Shine Attack. Mio caro Baby Grande Scimmia, sei completamente finito, sei nostro. Raggio letale dell'imperatore. Occhio, lui muove la coda, lo sapevo che lo perdevamo, dovevamo stare un po' più attenti, eh. Occhio, afferriamolo, presa la coda, feccia Saiyan, vi sterminerò tutti. Bam, non è riuscito a resistere perché gli è ritornato il vigore. Allora, No, ma no. Vegeta, tocca a te! Ma... Eccolo! Maron! No, vabbè, ragazzi, ma che spettacolo è? Poi dite che uno si gasa! Ma guarda che sta facendo! Ragazzi, allora, come inizio del DLC siamo su livelli altissimi per quanto riguarda le scene. Siamo su livelli veramente alti, ragazzi. Mi è dato l'illustrazione 267. Molto bene. Allora, come inizio, secondo me, ripeto, ci siamo. Ora spero debba solo migliorare. È stato un combattimento incredibile. Grazie a te ho raccolto valanghe e valanghe di mi sono divertito molto, ecco. Full, abbiamo capito che il tuo unico obiettivo era raccogliere dati. Farò quel che posso per sistemare la faglia temporale da cui è uscito Baby. Dobbiamo anche assicurarci di far tornare indietro il Vegeta che è stato assorbito. Servirà energia anche per quello. Ok. E poi, anche se ci siamo liberati di Baby, mio zio è riuscito a scappare. Ma poi qua Darbula non si è visto per nulla, ragazzi. E ancora non ho idea di dove sia finito. Ti farò sapere se scopro qualcosa. Io e te siamo ancora una squadra. Ci divertiremo un mondo, vedrai. Tu, diciamo, hai più degli interessi, mio caro Fu, però va bene. E ritorniamo quindi qua al Covo del Tempo. Questa prima parte della storia, ragazzi, è stata veramente assurda. Nel prossimo episodio vedremo la seconda parte della storia e vi ricordo che dobbiamo ancora vedere cosa accadrebbe se noi dessimo il cristallo a Goku invece che a Vegeta. Magari Goku diventa cattivo, non so, si trasforma in una maniera assurda. Lo andremo a scoprire chiaramente insieme. Prima di salutarci, però, vado qua nella borsa. Infatti, impostazione e illustrazione, dobbiamo vedere la numero 267, perché è una delle nuove illustrazioni. Ed eccola qua, è proprio Vegeta, bellissima!
Questa è veramente molto molto bella, con uno stile di disegno che noi conosciamo molto bene. Vabbè ragazzi, direi che nei prossimi giorni, o meglio in questi giorni, già oggi arriverà un secondo video per provare i nuovi personaggi. Mi raccomando, non ve li perdete. Quindi voglio un pollice in su, iscrivetevi, alla prossima, ciao!